Questa è la cucina del Marco. Permessi là tra la perduta gente. Questi li affidiamo a Steno, nostro caporedattore. Questo ragazzo ha scritto pezzi e disegni. Guardali e poi mi dici. Giovani atleti, vi presento Federico. Buongiorno, buongiorno. Federico, imperatore in coma. Invece di coma. Mi hanno appena chiamato dal ministero per il tuo articolo su poeti ermetici. Per un'oliva pallida si può delirare. Perché? Non faceva ridere? Allora no. Per la verità neanche a me. Un poeta è stato appena nominato accademico d'Italia. E loro ci hanno visto un'aria di sfottò. Così hanno detto, aria di sfottò. Vale a dire presa per il culo. Vale, allora ogni tanto al ministero qualcosa la capiscono. Comunque adesso vogliono leggere i pezzi prima della pubblicazione. Contenti? Sentite questa, per il centro. Titolo, chiaro veggenza. C'è Winston Churchill seduto davanti a un indovina con la palla di vetro. E le domanda, tu leggi il futuro? Sì, eccellenza. E allora statti zitta. Non far ridere. A me sì. Il centro è la vignetta grande al centro della pagina. La prima pagina. E la battuta che viene scelta viene pagata al doppio. Ciao, io sono Ruggero. Federico, piacere. Fermi, fermi tutti, fermi. Ho il centro. Bellissimo. Titolo, piloti inglesi a teatro. Quel Guglielmo Tell era proprio una schiappa. Ha colpito la mela invece del bambino. Non far ridere. Te la spiego. Siccome i bombardieri inglesi non ci azzeccano mai... Sì, adesso ho capito. Lo vedi? Non fa ridere. Sei tu che non fai ridere, mai? Buoni, buoni. Per il centro non va bene. Su due colonne, semmai. In settima pagina. Il Marco ne ha sei.